Italia sta arrivando adesso come settore. Cos'è la mental coach? Allora, io Vladi ritengo che tutti noi abbiamo un potenziale nascosto all'interno di noi, appunto, e semplicemente tramite l'aiuto di alcuni professionisti, come appunto queste nuove figure che stanno nascendo, lo si può tirar fuori. Quindi sicuramente nella nostra mente c'è questo potenziale che tramite questi percorsi può sicuramente uscire, quindi ci può far dare il Ecco, tu meglio di sei una noi, il donna tra tanti lavoro. uomini però, perché di mental coach ne sentiamo parlare Eh già. tantissimo, però sono tutti quanti uomini. Eh sì, è Tu vero. sei una donna in mezzo a tanti uomini. Sì. Beh, anche No, una bella, lo dico con rispetto è del anche suo una bella compagno che non è lontano, comunque è anche una bella donna, donna. quindi. Ecco, com'è? Infatti, Vladi, per questo io ho Sentiamo. creato una community di sole donne, quindi A le mie sole cliente, eh sì, donne? esatto, le amiche Ah! vincenti. Amiche vincenti, lavoro tantissimo sui social, infatti mi ci si può trovare su appunto Irene Palumbo su Instagram tantissimo. E ho creato questa community che le abbiamo chiamate le amiche vincenti, quindi di sole donne, e dove parliamo appunto di tutti questi strumenti qua. Facciamo percorsi, adesso inizieremo poi a organizzare anche i primi eventi. Immaginatevi, quindi solo Insomma, donne. tu nessun uomo? Insomma, se arrivasse un Allora, clienti uomo. uomini ne ho avuti. Ah, Però ok. adesso Però. diciamo che appunto, essendo io una donna, ho detto perché non Perché non parlare sviluppare? direttamente alle Esatto, donne? Ecco, che esattamente. cosa, come arrivare alle donne? Perché poi bisognerebbe parlare alle donne, le donne E insomma, poi le Croce donne Rossina, fanno i che sono lobby, ci sono tantissime. sempre, tipo, tutto Esatto. non andate d'accordo fra di Ecco, voi. dipende che Siete tipo amiche di vincenti donne, o anche perché no, le litigose? amiche vincenti vanno d'accordo, anzi, nascono tantissime collaborazioni, amicizie comunque interessanti, perché sono comunque donne che sono in un percorso di crescita personale, quindi Ah, boh, no, va sicuramente. bene, Mi sì. piace però parlare. Beh, adesso Sì. entreremo in merito. Chi c'è con noi al telefono? Pronto? Buongiorno, buona mattina. Buongiorno, ciao Vladi, ciao a tutti, ciao, sono Ciao, Pietro. ciao Pietro, buona mattinata, buona Come state? Tutto giornata. bene? Bene, tutto a posto, tutto a posto. Meno male. Allora, Ascolta, io dimmi. vorrei fare Un una appunto. piccola puntualizzazione inerente il parroco che ha detto la messa in acqua. Sì, dimmi. Per me non c'è assolutamente nulla di male, anzi, per me si va alle origini, nel senso che il Signore Gesù appunto faceva la messa dovunque, poi secondo ciò che è stata la lettura della Bibbia ha diviso le acque in due, capisci, no? Per far passare i popoli, eccetera. Quindi non c'è assolutamente nulla di male. Ecco, non pensi, come ha detto Stefano prima, ecco, che si è No. alla ricerca, anche il prete oggi è alla ricerca della visibilità. Uno si vuole far vedere, i social network, il prete che canta, balla. In questo caso no, perché lo hanno messo. Però non c'è questa ricerca di follower anche in questo caso? Allora, guarda Vladi, inerente il parroco che ha detto la messa in acqua, io non ci vedo nulla di male, invece per l'altro lo vedo un po' troppo esaltato. Il secondo sì, no, assolutamente Mi dici no, il prete che canta anzi, shakerando? Il prete che canta sì, shakerando in non mi ha chiesa? affatto piaciuto, invece quello che ha detto la messa in acqua è stata una bellissima iniziativa ed un ritorno alle origini. Assolutamente non c'è nulla di male, anzi, mi è piaciuto davvero. Ma perché questo sì e l'altro no? Non Allora, capisco io. Perché cosa questo Stefano, sì. Perché scusami, questo non passa e l'altro sì? È perché quello che canta un'espressione che. shakerando no e Lui si quello in. esprime in modo diverso, perché lì Ma per. cambia? No, cioè, non è. Se Cioè, parliamo di quello mi innovazione, di dà cambiamento, perché l'impressione, ma è l'altro soltanto no? la mia impressione personale. No, Magari mi certo. posso anche sbagliare. Cioè, il parroco che dice la messa in acqua è un ritorno alle origini, invece l'altro mi dà una sensazione di esaltazione, quello sì, ma il primo no, cioè in modo più Ecco, si può assoluto. arrivare al mondo giovanile, ai ragazzi, in questo modo, secondo te? C'è la possibilità di arrivare a loro? Ma in quel Ci si può arrivare. modo, secondo me, no.
Dobbiamo andare la cosa sbagliata. Mi aspetti un attimo, Pietro, mi aspetti un attimo. Una mia opinione. Mi aspetti un attimo che dobbiamo andare in pausa. Sì, allora, sì. Attendi lì, tra pochissimo torniamo insieme, state con noi. Torniamo insieme, torniamo in diretta, intanto buona mattinata, buona giornata, allora buongiorno Vladi, dalla serie dai i biglietti a vale tutto, non si riesce più a vivere con il concetto delle vie di mezzo, poteva dire è messa sotto l'ombrellone con i paramenti e poi si aveva caldo, alla fine si faceva il bagno, Dio portava la sua parola senza bisogno di eccessi, poi ricordo a chi dice che Gesù parlava in ogni luogo che non era
era in costume e che si è arrabbiato perché non si rispettava il tempio. In ogni caso si deve trovare la via di mezzo, il pensiero è giusto, le modalità però sono sbagliate. Ciao Alfio. Anche Gesù dava scandalo parlando con le prostitute e con i farisei. Fiore da Torino. Vladi, in quanti di quelle persone che si trovavano in spiaggia sarebbero andati a seguire la messa se la Pineta fosse stata libera? Pochissimi. Hai ragione, la penso come te, Rita. Brava. Rosi da Morando Po, Alessandria. Vladi, Malivio cosa dice? Io, se posso, evito volentieri di andare a messa in chiesa, e questo prete giovane che si è messo nei panni dei comuni mortali ha fatto benissimo. Allora, i ragazzi che fanno il video che messa ascoltavano, per me era tutto programmato per fare parlare del prete, basta. Questo è il pensiero di Marcello. La discussione sul prete in spiaggia non mi appassiona. Invece l'aspetto più interessante che emerge è che le persone anziane sono più aperte alle novità rispetto ai bacchettoni che ha in studio, e deve essere proprio questo. Vedi che capiamo, anche se ieri sera era tutt'altro. Allora, buongiorno a tutti, sono Irene. Per me il prete non ha fatto nulla di male, anzi, ma la cosa che mi piace di più è sentire che le tue telespettatrici, non più giovanissime, diano a favore del prete che dice messa al mare. Grande la signora Marghe. Allora, Vladi, a me risulta che i riti cristiani non si possono fare all'aperto, però in realtà il prete al mare non ha fatto nulla di male, anzi. Saluti a tutti, questo è il messaggio che arriva da parte di Silvia. Signor Livio, vogliamo parlare dei matrimoni ovunque, anche al mare? Il matrimonio è un sacramento, benissimo il sacerdote, lodi al sacerdote. Se la montagna va, se la montagna non va da Maometto, posso dire una cosa? È Maometto che va dalla montagna. Non è che sposare tutte le scemenze vuol dire essere innovativi, essere giovanili. Difatti è quello. Solo per rispondere alla signora che ci ha dato i bacchettoni, che magari lo siamo in altre cose. Un po' bacchettoni lo siete. Perché io, per esempio, riflettevo. Perdonami, un po' bacchettoni lo siete. No, dico, non è che ogni scemenza va sposata per non fare i bacchettoni. Allora, non dimentichiamo che Gesù è nato in una stalla e lo osannano in chiesa e piene d'oro, preoccupa di più il resto della chiesa. Allora, no, io non sono d'accordo. Sono d'accordo con i tuoi ospiti, le buffonate per andare sui social, lasciamogli stare. Grazie. Allora, ma dai, non siamo così chiusi, scandalizziamoci per cose più gravi. Non facevo Livio così bacchettone. Ma bacchettone, ma dove? Non sono un bacchettone, sto dicendo che per me, a me non piace sui eccessi. Ho anche detto che io non vado neanche in chiesa. Mi dà fastidio, ma sì, no. Ma perché la gente parla a vanvera. Io sto però stavo riflettendo una cosa, il pensiero che ti voglio... dà fastidio il bacchettone? Sì, perché sono ti contrario irrita il bacchettone, bacchettone. Ho scoperto che ti irrita il bacchettone. Sì, perché sono il contrario. E sì, però il fatto che la gente percepisca che tu sia un po' bacchettone, questa cosa è proprio al contrario. Sì, Pietro, ti da... insomma, ti sembra un bacchettone Livio? Ti sembra un po' bacchettone? Ti sembra bacchettone? Fammi andare al telefono, che sennò lo tengo lì. Ti sembra, qua. Ti sembra bacchettone, Livio, un pochettino? Ma no, guarda, Livio mi è sempre rimasto simpatico. Anche l'altro ragazzo. Ha semplicemente espresso le proprie idee. Aspettate, perché l'ho interrotto, doveva dirmi qualcosa. No, che giusto che, scusami, faccio veloce. Il pensiero che si vuole, perché per esempio pensavo prima a Gesù che divideva le acque. Sì. Il pensiero si vuole, perché prima le divideva frizzanti, naturali. Adesso ci sono anche le lievemente gasate, quindi è già un lavoro. Allora, vorrei dire un'altra cosa, è bello pregare a stretto contatto con la natura. Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti voi, con tutte le cose brutte che succedono e che sentiamo ogni giorno. Prete coinvolto tante persone alla preghiera, non ci trovo nulla di male. Fammi leggere i messaggi. Sì, ma allora Cristina, allora, secondo me la chiesa è importante, però non sul mare, la messa si fa in chiesa, scritto nel messaggio. Poi mamma mia, ma quanti siete? Allora, di cuore, un carissimo saluto a te e a tutti, Bernardo e Ida, un abbraccio. Allora, tu andresti, insomma, a seguire il prete in costume, in spiaggia, che dice la messa? Ecco,
L'andresti a seguire? Assolutamente sì. Io non ci trovo nulla di male. Bene. Assolutamente. Allora, grazie mille, un abbraccione enorme. Ragazzi, vi mando un abbraccio e ci sentiamo presto. Grazie okay. mille, un abbraccione ciao, enorme. Tenetevi pronti perché c'è Stefano che ci regala una poesia. Per una volta che sono riuscita a prendere la linea, tu non mi hai risposto. Ho gridato 3 ore, Vladi, buongiorno, tu continui a fare 1, 2, 3. Possibile, per una volta che sono riuscita a prendere la linea, niente da fare. Madonna. Io non lo so, eppure il numero è quello, e poi c'eri tu che parlavi, ti sentivo. Allora, Vladi, scusami, Maria, ma mi dispiace, per una volta che ho preso la linea, non sono riuscita a parlare con te. Ciao, amore, Marghe. Amore mio, non mi sentivi però, pronto, buongiorno. Sono Martina di Carignano. Ciao Martina, buongiorno. Ciao, un saluto a tutti. Grazie mille, grazie Martina. Comunque, dimmi. Comunque è meglio quel prete lì, sì, che un altro prete che ti dice come aveva detto a me, che non mi dava la comunione perché ero divorziata. Ma dai, ti aveva detto io non ti do la comunione perché sei divorziata. Me l'aveva detto il parroco. E comunque io gli ho risposto, gli ho detto così, che peccato che non c'erano un'osteria vicino alla parrocchia. Sì. Se no andavo a mangiare il pane e salame, facevo. Oh, basta. Ecco. Però da quella volta in chiesa vado solo più quando non c'è nessuno e in chiesa non vado più. Tesoro, però non tutti quanti sono uguali, ecco, adesso non facciamo di tutto un errore. Sì, è vero, perché io parlo con due preti che non sono, ecco, non e, non sono facciamo, e non facciamo però di tutto un errore. Bisogna fare attenzione perché i giovani già vanno poco, sì. Va a finire che in chiesa non c'è più nessuno. Va bene, ciao. Un bacione enorme. Ciao, grazie. E pensiero sempre a Giulio. Sicuramente, un bacione enorme. Però piace, insomma, è arrivato a Vladi Livio il Bacchettone, non suona male, anzi, insomma, i telespettatori iniziano ad apprezzare il Livio Bacchettone, perché non ti si conosce da quel punto. Ma sotto, io non sono un sotto quello aspetto. Allora, mi sta diventando anche rosso questa mattina. Piccolina, Livio, Paperotto, Livio, io non sono un Bacchettone. Livio Cepolina mi diventa anche rosso questa mattina. E poi mattina. Basta con tutti che fanno meglio quello che le comparazioni vanno bene, ma è ovvio, è meglio un piatto, c'hai fame, un piatto di pasta in bianco se non c'è proprio niente, poi sarebbe meglio la carbonara, puntiamo al meglio. Allora, andiamo con Stefano che ha una poesia per noi, chissà se fai piangere le mie amiche, perché sì, lui le fa innamorare, ma me le hai fatte piangere. E quando viene qua mi dico, ma fai tuo amico proprio buono. Ma è sui preti o no? È sui preti la poesia? No, però stacchiamoci un attimino dal Materassini. No, parliamo di solitudine perché questo è un periodo. Solitudine però intesa come ricrescita, come nascita interiore, non come abbandono, isolamento. Quindi non dovrebbe far piangere. E la solitudine va ricercata per godere di quegli ampi spazi che devi concederti per capire chi sei e cosa vuoi dalla vita. Crea la condizione per sceglierti la persona che vorresti accanto, altrimenti la tua esistenza sarà un susseguirsi di inutili storie di passaggio che lasceranno esili stracci di felicità. Ti prepara ai veri rapporti sociali dopo aver imparato ad essergliene grato. La solitudine non è una disfunzione da correggere, nemmeno un morbo da debellare. Non è isolamento, mancanza di affetto concreto, disadattamento nei confronti della società. La solitudine è una chiara necessità di approfondimento per arricchire l'anima, per ritrovarsi dopo un periodo di corse affannate, di incontri sbagliati e di errori commessi. Non è un abbandono, ma una ricerca essenziale per viaggiare dentro di sé e portare alla luce quelle zone ombrose che ti inseguono ovunque, per fare chiarezza, per fare i conti con te stesso. Non è intralcio all'edonismo, anzi ne riqualifica la ripartenza per la prospettiva di un futuro meno incerto. La solitudine va cercata e non subita. La creatività raggiunge livelli divini nel raccoglimento della solitudine. La riflessione, l'introspezione richiedono momenti di isolamento. La solitudine mi sta regalando la mia autenticità e il coraggio di amare senza averne più paura. L'ho tagliata perché sennò mi picchiava anche lei. Obbligato. Però a me servono questi momenti, sono importanti quando scrivo, io sono spesso ma no, secondo te possono servire a tutti quanti noi un momento di non prendere carta, io non riesco a star solo più di tanto, però quando faccio certe cose devo star solo,
per pensare come fare, per meditare, per scrivere, perché... Sì, ma in quel momento a cosa pensavi? Io penso sempre a quello che faccio e quello che arriva dal mondo esterno, poi faccio delle comparazioni, mi metto sempre in discussione e poi cerco di capire il perché delle cose, il perché dei sentimenti. Irene Mental Coach, che cosa ne pensi di ciò che... Perché ti stavo guardando, ti stavo osservando. È già affascinato, mentre stavo parlando. È un tema che ci tocca un po' tutti. Ci tocca un po' tutti. Anzi, fa molta paura in realtà lo Anche stare perché da soli. Io no? Fuori vedo molta gente in solitudine, vedi una gran folla sola. Io non vedo persone felici fuori. Molte volte ci circondiamo di persone che giusto per avere la compagnia, perché si ha paura di restare soli. E ti innamori anche perché sei rapito dal fatto di non rimanere solo e quindi ti innamori anche nella maniera peggiore possibile. Certo. Poi lo scopri e... Certo, anzi infatti molte volte nelle relazioni si crea attaccamento invece che poi... Vi lasciamo soli, non so se vado via. Amore puro, amore sano, proprio perché non abbiamo imparato a conoscerci, quindi a conoscere tutti i nostri aspetti di ombra. Ecco Irene, che cosa bisognerebbe fare oggi, visto che tu hai questo gruppo di... donne vincenti. Donne vincenti. Ecco, però c'è tanta competizione tra donne. Spiega, allora, tra donne c'è tantissima competizione. Vero, vero. E cosa succede? C'è una lotta a chi vince di più, a chi supera insomma dei traguardi? Cosa succede? Ma allora io penso che i traguardi siano prima di tutto personali, quindi se ognuno di noi ha degli obiettivi, io dico sempre poi, per esempio, la definizione di successo è soggettiva. Certo. Per noi donne, a differenza di magari voi uomini, che è un po' più competitiva sul lavoro, per noi donne magari molte volte il successo è avere una bella famiglia, avere un buon rapporto con il nostro fidanzato barra nostro marito, con i nostri figli. Ma ci sta, andrebbe anche bene. Quindi, per collegarmi al discorso della solitudine, però io penso, Vladi, che per raggiungere, quindi per risponderti, quella visione che noi donne abbiamo di successo, sia proprio fondamentale conoscerci, anche se fa paura. A me fa paurissimo restare da sola molte volte, soprattutto nei momenti più difficili, dove dici, caspita, ho bisogno delle amiche vicino, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti, no? È proprio lì che ti ritrovi comunque, eh? Certo. Proprio lì che ti ritrovi veramente. Assolutamente. Perché se ti fidi delle amiche? Delle mie amiche? Perché hai parlato di amiche, ho bisogno delle amiche. Allora. Tu ti fidi delle amiche? Io faccio una distinzione, Vladi, fra le amicizie, nel senso io penso che abbiamo degli amici di compagnia, quindi quelli con cui ti fai la serata, quelli con cui ti diverti, e va bene. E poi ci sono delle amicizie un po' più ristrette, che io chiamo appunto le amiche vincenti, cioè sono persone che... magari come te, vogliono qualcosa un po' di più, no? Quindi sono quelle persone, quegli amici con cui condividi magari cose un po' più importanti di te, come gli obiettivi, come la crescita soprattutto. Quindi quelle persone penso che in quei momenti ti possono stare decisamente più vicino, magari gli amici con cui ti diverti e basta, perché soprattutto quando sei in percorsi come il mio c'è la crescita che è alla base di tutto, no? E quindi in quel caso la competizione non esiste più, perché ci si aiuta a vicenda. Quindi penso che sia fondamentale avere varie figure nella nostra vita di riferimento, vari punti di riferimento. Ecco, ci sono degli step di età oppure tutto questo a qualsiasi età? Assolutamente. Insomma, anche la mia amica di 90 anni, certo, come la ragazza di 30 dall'altra parte che ci sta guardando. Non c'è mai limite per la crescita, per quando conosco tantissima gente che si è svegliata un mattino, 50, 60 anni e di più, a dire ok, le cose nella mia vita non vanno proprio come vorrei, voglio cambiare. È un percorso. Ma accettate anche bacchettoni, così, perché se era nella... Soprattutto. Chiedo perché magari... Su Livio mi sgridano, Vladi, perché dare del bacchettone a Livio? Di noi sta dicendo quello che pensa, ad esempio in chiesa, anche se fa caldo, si va vestiti, e specialmente le donne, vestite con un certo decoro. Il prete che dice messa in mare è come se fosse in chiesa, perciò almeno una maglietta doveva metterla. Infatti, insomma, ma come si chiama questa persona intelligente? Marcello. Bravo Marcello. Ecco. Allora io non ci trovo nulla di grave a pregare in spiaggia, per me Dio esiste ovunque, sì, non per forza sì, bisogna andare in chiesa a pregare, Dio esiste nel cuore di tutti. Aveva la maglietta, sì, di allora cosa c'è? È meglio per 5 euro che 100 euro. Fino all'ombelico dopo. Se aveva la maglietta in mare, eravate contenti, aveva la maglietta, non era affetto nulla.
nudo cambiava qualcosa? Sì, ma era un'immagine un pochino più sobria. E quindi per il carico eri favorevole se aveva la maglietta? Ragazzi, non era favorevole, era più sobria. Ma no, ma avrebbe fatto sorridere, avremmo parlato del prete in maglietta, sì, in acqua. Infatti, per favore, col caldo che fa, avremmo parlato di quello. A Crotone. Ma a casa non vedono i miei pantaloncini corti. Allora, non li vedono a casa. Però vedono, no, è bello perché lui punta sempre a sottoscrivania, che sono i pantaloncini corti, però a casa io arrivo con la giacca. Allora, vedi che hai fatto un compromesso per la veste. Sì, ma quando sono in radio su Jukebox la giacca non ce l'ho. E qui sono con i pantaloncini corti e con la maglietta. È perché nel contesto di cosa succede è un contesto completamente differente. Allora, ma che bello studio oggi, Marco Irene, con un meraviglioso colpo d'occhio, Livio adorabile, le poesie sono gioielli, complimenti. Questo è il messaggio che arriva da parte di Annalisa. Vladi, oltre che bacchettone, ho la sensazione che Livio sia anche un gran marpione con le donne, ma quello da sempre. Però è corretto ed è una brava persona, impegnato con la sua generale caporale. Cos'è com'è che la chiami? La tua capa, che lo mette in riga, guardate che insomma, mamma mia, zacchete. Ma comanda veramente lei, non è uno scherzo. È cosa? Lì sta in azione, comanda lei. Ma certo che comanda. Completamente subordinato, sempre lei. È bellissimo Livio in quel momento, sembra la pecorella del gregge, insomma, che deve seguire. Amore, eccomi. Amore, ci sono. Ho dimenticato di lasciare la plastica, perdonami, la porto all'aria. Allora, Livio, torniamo un attimo invece alle tue notizie, quelle rielaborate in chiave ironica dal nostro pensologo Cronaca qui. Sentiamo un pochettino il nostro Livio Cepolina, che cosa ha preparato per noi. La Greta che ha dato forfè all'appuntamento sul summit del clima, perché faceva caldo e c'era non ce la faccio. Poi anche il rapper Gali si attiva per salvare le vite in mare, io giusto portiamolo al largo, ma molto al largo veramente. Te non piace Gali? Pare. Che brutto momento. Ok, attiviste ribelli si sono incatenate sul balcone del palazzo della regione. Sì? Io sapevo di un assessore che era amante del fetis più estremo, però non facciamo nomi. Fuga di gas a Collegno, fatte evacuare 100 famiglie, c'è già la puzza di gas, poi dopo 100 evacuazioni puoi capire. Poi, divorzio a 94 anni perché si innamora di una donna ottantenne. È inutile, non è giusto, però la gnocca più giovane piace. Totti su Cassano, non ci siamo parlati per 4 anni, credo che non vi sareste neanche capiti, perché Totti Cassano... De Cecco, uno studio notarile, quindi fatto con i controcanti, ha scoperto che le origini del pastificio risalgono al 1831, quindi molto prima di quanto si pensasse, si cambierà la data sulle confezioni. Poi l'importante è conservarle bene, perché poi le puoi mangiare. Ultima? Ho finito. Ha finito. C'è invece il messaggio che arriva da parte di Sandra, che scrive: buongiorno, che bella la ragazza mental coach, perché ha sempre avuto uomini mental coach, per una volta una ragazza. E tra donne si parla delle storie fatte di cronaca, tipo la mamma di Milano. Mamma mia, ecco. Sì. Sì, dipende in quale chiave, sempre e soprattutto qual è l'obiettivo, si definisce sempre qual è l'obiettivo del discorso anche, no? Nel senso, io penso ecco, l'obiettivo che... della mamma era quello, insomma, mi voglio divertire. Okay. Ecco, la figlia è un peso. E tra le ragazze di oggi, tra le donne di oggi che sono cambiate moltissimo rispetto a quelle di ieri, sempre alla ricerca dell'amore, però oggi si vuole cercare anche con altri mezzi. Certo. I social sono il nuovo modo per mettersi in contatto, non più il supermercato, la passeggiata in centro in una città. Ecco, e probabilmente come è stato per in questo caso questa donna, leggere 6 giorni di stenti per la piccola Diana fa male, però lei doveva divertirsi, gli uomini erano più importanti in questo caso della bambina. Questo argomento è un argomento che si tratta tra le donne? Si tratta, anche perché io ho avuto a che fare anche magari con mamme che purtroppo sono state obbligate ad avere un figlio, magari dal marito, okay? Quindi non era un loro desiderio, per esempio, diventare mamma, non sentivano. Sono ovviamente storie molto delicate che si trattano in determinate sedi, però
magari non sentivano proprio quel bisogno. Ci sono ancora, no? Donne che si fanno comandare degli uomini? Sì, purtroppo. Anzi, a me questa è proprio una cosa che mi tocca particolarmente, perché io quando sento "usciamo", no, il mio ragazzo mi ha detto che non posso, scusami, era un po' che non lo sentivo. "Usciamo", il mio ragazzo mi ha detto che non posso. Non me lo permette, dico, caspita ragazze. A me arriverebbe una mafarda qua. Cioè... No, però perdonami, ma oggi è possibile dire a queste ragazze "svegliati perché quello non è l'uomo giusto per te", perdonami. Devono capirlo loro prima di tutto, cioè se loro non, se per loro è per una questione di attaccamento, perché hanno paura di restare sole, quindi ci colleghiamo sempre a quello di cui parlavamo prima, e il loro punto di riferimento più grande ovviamente si fanno guidare completamente. Ma perché questo? Perché loro non sono consapevoli degli strumenti che hanno dentro di loro. Ma esiste anche il contrario comunque, eh? Sì, sicuramente. Anzi, forse oggi c'è più il contrario che quello. È vero. Sì, ma magari è anche un problema di autostima, però. Sicuramente tutto parte da un problema di autostima. Allora, però perdonatemi, oggi io credo che il ruolo dell'amicizia sia importante. Un'amica può soffermarsi un attimo e far presente all'altra amica: guarda che c'è qualcosa che non va in quel ragazzo, con chi ti stai mettendo. Non ti può vietare di uscire con le tue amiche, di frequentare qualcuno. Ecco, guardate, grazie perché mi avete portato su un fatto di cronaca, che io lo trovo agghiacciante questa storia, perché è una storia che arriva da Modena, dove calci e pugni a giovane incinta mamma e figlio sono stati arrestati. Ma stiamo parlando di gente giovanissima. La donna era costretta a chiedere il permesso alla suocera anche solo per guardare la televisione. L'ultima aggressione l'ha vista vittima anche di colpi con un mestolo da cucina, e poi la chiamata ai carabinieri, alle forze dell'ordine. Mamma e figlio, e stiamo parlando di una mamma di 50 anni e di un figlio di 28 anni. A me questi numeri, quest'età, mi spaventano. Sono stati arrestati, dai carabinieri, perché per oltre un anno avrebbero picchiato, insultato, sottoposto a privazioni e minacciato la compagna del ragazzo di 28 anni, nonostante la ragazza fosse incinta. Ecco, come viene riportati dai giornali locali, a chiedere per prima aiuto sarebbero stati i parenti della vittima. A quanto emerge, la giovane era costretta a chiedere il permesso alla suocera anche solo per guardare la televisione. Venerdì gli uomini dell'arma sono stati chiamati dai vicini di casa di madre, figlio e vittima, dalla quale non è stata resa nota l'età. Avrebbero infatti assistito a calci, pugni e schiaffi anche i due arrestati avrebbero dato alla donna incinta, colpita anche con un mestolo da cucina, anche davanti alle forze dell'ordine. Tutto questo. La vittima, una volta soccorsa dai carabinieri, è stata immediatamente portata al policlinico per accertamenti necessari e valutare le condizioni del bambino, che porta in grembo. La donna presentava evidenti segni di violenza subite. I due arrestati, mamma di 50 anni, fidanzato di 28. Scusatemi, io quando sento questa età mi preoccupo molto. Io mi preoccupo di questa età. Un fidanzato di 28 anni è un ragazzo. Insomma, vive la nostra quotidianità, ciò che noi racconti. Chi c'è con noi al telefono? Pronto, buongiorno, buona mattina. Bravo, sono Giuditta. Ciao Giuditta, ciao tesoro. Ciao tesoro. Guarda, dimmi. Che brutte cose sto sentendo. Lo so. Ecco, sono brutte cose, brutte cose. Quella del prete. Sì, Bravo, sì. Io sono praticante. Non è che scandalizzo vedere un parito così, ma va. Ah, bene. Sì. Non sei bacchettona come tanti altri, grande. Assolutamente, perché io sono praticante. Sì. Ma non trovo nulla di male. No, nulla. Proprio nulla.
Guarda, c'è Marco che dice anche un bel figliuolo, ecco, ma quella parte si guarda, il prete lo guardate dal punto di vista, è un bel prete, vado a quella messa. Cliro. Ecco. Esagerato. La citazione. Lo guardo, dice un bel ragazzo, però adesso parla lunga per comunicare. Insomma, tu non... Insomma, non ci trovi nulla di male, non ci trovi nulla di male. No, sicuramente no. Le cose di male sono tutte altre cose. Sono altre. Ma veramente. Tipo queste storie che vi sto raccontando che hanno veramente delle incredibili di come si possa. Quelle cose lì si fanno male solo sentirle. Certo, un bacione Giuditta, anche perché ho pochissimo tempo. Ciao, grazie, un saluto a tutti, un bacio a tutti, grazie. Allora Irene, sentiamoci ancora, vediamo, anche perché abbiamo pochissimo tempo, tu arrivi da un lungo viaggio insomma, possiamo dire, però ti troviamo sui social? Assolutamente, Irene Palumbo. Mi si trova ovunque. Ti si trova. Anche questo però trattate un pochettino di più questo argomento, veramente, certo. Perché non si possono leggere queste notizie. Anche quando si parla di ragazzi giovanissimi, ragazze giovani, esatto. Ecco. Se il vostro fidanzato vi vieta qualcosa, non è l'uomo giusto. Ciao, con i piedi, con le mani, ciao. Grazie Marco. Non subordinatevi mai a nessuno. Scusa capa, no, terzia. Ecco, cosa? Dicono di non subordinarsi mai a nessuno, a parte te capa. Allora, ma la tua capa cosa fa? Io credo che non ti tolga tutto, perché tu sei in un mondo di moda, insomma, e tante altre cose, dove ci sei sempre e ti ho sempre visto. Ho la certificazione, permesso. Ah, dobbiamo chiudere. Grazie anche Stefano Napolitano, grazie Livio Cepolina, ci ritroviamo alle 19:00. Thank you.